Buon pomeriggio dalla redazione Rai dell'Emilia Romagna, bar, ristoranti, negozi e spiagge. Da lunedì la fase 2 entra nel vivo. I protocolli per le riaperture sono pronti, ma manca il via libera del governo, trattative nel vertice tra il Premier Conte e le regioni. Serena Biondini. Mantenere i protocolli dell'INAIL come riferimento di principio, concedendo deroghe alle regioni per adattarli ai loro territori, è l'ipotesi al centro della trattativa serrata sulle regole per le riaperture di lunedì. Da una parte Bonaccini e i presidenti delle regioni, dall'altra Conte, Boccia e Speranza. In ballo il futuro del turismo e non solo. I protocolli non sono accettabili, quelli che sono venuti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità. Io devo stare al mare ad una distanza almeno come al supermercato, non posso stare a 100 metri. Se uno muore in acqua o ha dei problemi devo poterlo salvare. La regione, i comuni, Rimini ha lavorato per protocolli seri, vogliamo quelli. Per aiutare Rimini a ripartire la regione annuncia 300 milioni di euro per opere pubbliche e infrastrutture. Ieri Bonaccini ha incontrato i 25 sindaci della provincia, oggi pomeriggio farà lo stesso a Piacenza. Vogliamo ripartire il più in fretta possibile, quindi su questi due territori più colpiti di altri vogliamo fare un piano di investimenti ulteriormente straordinario. La regione ci avvicina, ora aspettiamo un segnale forte dal governo, il commento dei sindaci riminesi, arrabbiati per l'esclusione dal fondo destinato alle province più colpite dal Covid. Noi siamo stati zona rossa, arancione per l'emergenza sanitaria, adesso siamo zona nera per le prospettive economiche. Per far ripartire il turismo serve libertà di spostamento. Il governo annuncia dal 3 giugno si riaprono i confini tra le regioni, ma gli altri paesi europei intanto si stanno accordando per aprire le frontiere. I flussi con gli altri paesi sono già aperti, l'Italia al momento è tagliata fuori.